Ben approdati nuovamente sul mio canale. Torno finalmente e credo di riuscire a registrare qualcosa di più. Non so quante volte so che dico, ma ogni volta speriamo che questa sia quella giusta. Con un piccolo video haul, piccolo soprattutto perché sono tutti prodotti low cost. Ho delle chicche makeup, ho delle chicche home decor, profumose, beauty, un po' di tutto, regà, un po' di tutto, e arriveranno anche altri video haul. Che tocca fa? Niente, andiamo a incominciare. Allora, cominciamo con un po' di tecnologia. Tiro su sta busta, ma dentro non c'è solo tecnologia. Comunque, ho ricomprato, perché questa era ridotta proprio una chiavica, la custodia del mio iPad, fa schifo a vederla, questa mo la buttiamo, e l'ho comprata nuova, già si sta inlerciando perché è rosa cipria, ma non appena l'ho vista ho pensato che era semplicemente la mia. Quindi il vestitino nuovo per l'iPad, 12,90 dal cinese. E passa la paura. Allora, ho fatto scorta di profumatori per ambiente. Ho ricomprato questo di Aromatherapy. Madonna, come spara sta luce oggi, ma che gli è preso? Aromatherapy, e sempre 2,99 €. Questa è quella alla vaniglia che al momento io ho in ingresso, e questa l'ho presa per la mia camera. Non dura tantissimo perché credo arriverà un paio di mesi, ma il profumo gente è paradisiaco, proprio una vaniglia nera spettacolare, mai sentita così buona, sul serio. Ce ne sono che durano di più, ma il profumo mi piace veramente troppo e poi è bellissimo anche da vedere. Ho ricomprato il muschio bianco che di solito tengo in bagno. Questo qui è della Jev, durata media, anche se devo dire che ho, com'è che si chiama? Sweet Home, forse? Quello che ho in bagno adesso, sempre muschio bianco, e dura da una vita, cioè saranno tipo 4-5 mesi e ancora non è finito, e credo che riprenderò quello la prossima volta, però questa volta non lo avevano, quindi ho preso questo qui. Questi vengono dal Casalinghi, cioè in Aisway. Tutti 2,99 € l'uno. Alla Upim ero andata perché all'interno di Upim c'è Idea Bellezza, che ha il corner di Astra, e quindi volevo cercare di acquisire qualcosa delle nuove uscite Astra, ma non le ha prese nessuno dei negozi che conosco di solito, io non lo so perché. Quindi mi toccherà fare un ordine, perché voglio provare la nuova palette e anche i prodotti della Pure Beauty. Tra l'altro, fatemi sapere se vi interessa di vedere un video in cui testo le nuove uscite Astra che mi sono scappate, così magari mi faccio anche un'idea. Se mi ricordo, vi metto anche un post nella community. Però ho trovato, vediamo, scontrino tanto non serve, le novità di Wet n Wild, e sono uscite delle cosine, gente, sfiziosissime. Non vedo l'ora di farvici il video. Allora, ho preso, innanzitutto, finalmente ho ricomprato questo, che è un duo per il contour di cui vi ho parlato mille volte. Ottimo, veramente ottimo, ed è il dupe di quello di Kat Von D. È spettacolare, polveri ottime, burrose, si fondono benissimo l'incarnato, si sfumano in un attimo, la tonalità è perfetta, un neutro leggermente, impercettibilmente caldo che va benissimo per tutti gli incarnati. Questa è una bellissima polvere illuminante, io a volte la utilizzo anche in pochissime quantità per andare a fissare nel contorno occhi. È stupendo, a me mi è cascato e mi sento totalmente frantumato, quindi felicissima di averlo ripreso. La colorazione è Dulce de Leche, e chi mi segue da tanto se lo ricorderà, finalmente tornato da me. Prendo gli ultimi tre prodotti insieme e andiamo a vedere. Allora, questo
l'ho visto e mi aveva colpito tantissimo già online. Poi vabbè, come al solito su Pinkpanda le cose svaniscono in un attimo. L'ho ritrovato e insomma, The Impossible Primer. Possono provare un primer con un nome così? Praticamente è un primer per il viso che va a dare un effetto levigato alla pelle, a minimizzare i pori, ma non contiene silicone. Ecco perché viene chiamato The Impossible Primer. The one silicone free primer that does it all. Yeah. E non vedo l'ora di provarlo. Allora, qua c'è stato l'antitaccheggio piazzato proprio dove ci stanno le scritte. Amici miei, ma voi siete dei geni del male. Fatemo leva un attimo, così forse riusciamo a leggere il claim. Eliminato. Allora, ma fa proprio... Peccato che in italiano non c'è scritto. Vabbè. Diciamo, idratante, va a minimizzare i pori, prepara la pelle per far durare più a lungo il make-up ed è impossibile, ma è silicone free. Ottimo! Prova, vi farò anche un video di Wet n Wild. Non ho ripreso il fondotinta, maledizione, perché l'ho terminato, ma è un fondotinta che mi piace tantissimo. Se riesco a ricapitarci prima di farvi il video, ve lo prendo. Molto probabilmente no, forse sì, vedremo. Poi ho preso due delle nuove palette uscite. Wet n Wild ha fatto uscire una serie di palette pazzesche e sembrano promettere molto bene. Le nuove Color Icon. Questo è uno schema colori che prima non c'era. E gente, non so voi, ma io vedo delle vibrazioni di Naked Honey di Urban Decay. Correggetemi se sbaglio, ma me la vibra tantissimo. Sembrano essere veramente buone. Ovviamente chiusa. Vediamo se riusciamo ad aprire, perché volevo antitaccheggio come al solito attaccato proprio alla bruta. Mamma mia, amici, Jesus, che fatica. Allora, apriamola così vi faccio vedere un pochino meglio. Guardate che roba, io devo assolutamente andare a provare questo. Che strano! Uela! Ah! Vabbè, vabbè! Fighissimi! Allora, questo penso che sia una sorta di top coat. È pressatissimo, gente, quindi va preso proprio... Madonna, che bello! Non ha una base molto satura. Questo ha dei riflessi che vanno sul silver. È qualcosa di strafighissimo questo oro. E... Madonna mia! Mi sa che il video giro domani perché non vedo l'ora. Allora, questa si chiama... Call Me Sunshine. E che no? L'altra palette invece mi ha dato una little vibes di Natasha Denona. Le mini di Natasha Denona. Ma soprattutto mi hanno fatto impazzire questi due colori qui. E mo li andiamo a provare. No vabbè, scusatemi. Scusatemi. Andiamo un po' a vedere. Allora, questi sono glitter pressati. Ah! Cioè! Devo dire, si attaccano anche discretamente, eh?
E poi questo Tortora qui che secondo me c'ha un sacco di roba. Madonna, che roba che è Zabaletta! Salvatemi! Troppo, troppo bella! Troppo! Adesso non so quale delle due provare. Questa la vedrei per un look di Capodanno, però, eh? O volete un look di Capodanno con questa? Finalmente ho trovato lui, cioè io adoro questo profumo. Madonna, che profumo pazzeschissimo! L'ho visto, mi sembra. Non so se. Allora, da Florinda sicuro. Non so se l'ho visto anche da Azu e Danto. Cioè, è l'ammorbidente Byzantium. Devo fare un po' di lavatrici. Secondo voi, quale sarà l'ammorbidente che userò? E non vedo l'ora. Cioè, si sente il profumo dall'ammorbidente chiuso. Madonna mia, quanto diamine è buono. Devo dirvi una cosa. Nell'ammorbidente si sentono leggermente meno le spezie. C'è il sottofondo talcato ed esce fuori tantissimo il miele, cosa che mi fa uscire fuori di testa. E questo l'ho trovato al PAM, però al PAM all'interno del Maximo, quindi quelli veramente grandi dei centri commerciali, ce li avevano 6 o 7 fragranze diverse, ne proverò tutte piano piano. E soltanto mi sembra o 1,49 euro o 1,69 euro, ma proprio pochissimo. Cioè, io l'avevo comprato da acqua e sapone, pagato tipo 2,70 euro, una cosa, un latrocinio in confronto a quanto l'ho pagato da PAM. Ho preso un po' di cosine per le unghie perché mi era praticamente finito tutto, ho finito i limi, ho finito qualunque cosa. Ah, ho comprato le mascherine, queste qua, le mascherine di Ridella, gente. Chissà, ricordi Ridella? Io l'adoravo quando ero piccola. E con le stelline e l'arcobaleno. Portiamoci un po' di gioia nella vita, almeno con la mascherina. Poi ho preso un po' di cianfrusame per le unghie e quindi ho ripreso i bastoncini di legno d'arancio che li avevo finiti. Poi ho trovato queste limette minuscole di Melissa, cioè, ma quanto sono cute! Non potevo non prenderle. E poi ho preso una lima seria di quelle da 100-180 con cui faccio di solito la pedicure perché con la manicure siamo tornati da Valentina. Anzi, ci dovrò tornare dopo le feste per andare a rifarle. Ancora non so che colore fare. Ce n'ho tanti in lizza. Vedremo. Un'altra busta di chicche. Backup di vario genere, ho ricomprato i dischetti Quovis con cui mi sono trovata benissimo. Sempre per l'igiene della persona, ho ripreso l'acqua micellare Quovis perché l'ho terminata e questa la adoro. Poi, quando andrò a fare le unghie da Valentina, voglio anche riprendere quella al cocco. Poi ho ripreso il deodorante delicato Aline. Adoro, cercavo anche l'acqua profumata, ma come sa chi ha visto il mio video sui profumi, purtroppo le acque profumate le prendono solo in estate e quindi mi tocca aspettare e stare senza la mia acqua profumata preferita che è Neroli e Caprifoglio. E poi ho ricomprato anche le salviette struccanti, le migliori in assoluto dell'universo, 89 centesimi, ma sono davvero una bomba. Con olio di mandorle dolci e di oliva non danno minimamente alcun tipo di fastidio alla pelle, sono delicatissime e morbide con un profumo di mandorla che è pazzesco. Una cosa troppo bella, gente. Poi la devo sistemare perché sto a fare un po' dei cambiamenti pure. Madonna, sti capelli oggi mi stanno nei chiavi che c'è un'umidità in giro. Guarda qua. La piastra proprio ci rimbalza. Ho preso questa bellissima mega lanterna e non vedo l'ora di metterci anche una bella mega candela. Stupenda.
L'ho comprata da Inz, l'ho pagata soltanto 8,90 euro, è in metallo ed è spettacolare. Anche il manichetto decorda, poi gli trovo un posto qua da qualche parte. Ho ricomprato questo perché avevo comprato il diffusore elettrico, quello che si attacca con la spina, da Inz per fare una prova. Ero veramente molto scettica, ma vi assicuro, io l'ho inserito dai primi di agosto e ad oggi non è ancora completamente terminato. Nel frattempo però ho preso di nuovo la ricarica ai fiori bianchi, poi proverò anche altre fragranze, ma questa mi era piaciuta veramente veramente tanto. C'è un capello, non riesco a capire come levarlo, maledetto. Ma questa mi era piaciuta veramente veramente tanto, dura un'infinità e il profumo si sente tantissimo. Super approvato. Eurospin! Questa l'ho vista da Florinda e sono felicissima di averla trovata anch'io. C'ha una situazione un po' strana, ma credo che dipenda dal freddo. Questa la mega super candela! Tipo Yankee Candle. Ho preso questa perché era una fragranza veramente molto natalizia ed è mela speziata. Ancora non l'ho annusata, ma è troppo buona. L'unica cosa è che ha solo uno stoppino e quando c'è uno stoppino soltanto hanno sempre un po' di difficoltà nel bruciare in modo omogeneo, però vabbè. Ed è veramente bellissima, gente. Ancora sto capello. Oh, l'ho tolto finalmente. Ed è bellissima, gente. Non ho minimamente idea di quanto sia costata perché non c'era il prezzo esposto, ma appena l'ho vista l'ho presa. Boh, forse sui 5,90. Comunque sempre meno delle Yankee Candle. E la metteremo alla prova. E sempre di profumato per la Cange. Stava là vicino, era l'ultimo rimasto e l'ho preso subito. Ed è questo profumatore per ambiente che è anche un pack bellissimo. Mela e cannella, quindi anche, come dire, abbinato con la candela. E è quello con i bastoncelli. Vediamo un po' com'è, perché non si vede da fuori. Oddio, c'è il tappo che rotola. Oh, ma che carino! È carinissimo, fatto così. Poi qui va messo questo e i bastoncini inseriti. Si sente forse leggermente un po' l'odore, comunque stupendo. E anche questo non so quanto è costato, sarà costato boh sui 4 euro, non credo di più. Comunque lo proveremo. Poi altro backup e sono le salviettine Gian Intima di Fior di Magnolia che io uso tantissimo e volentierissimo. Super comode, sono 20 salviettine delicatissime con calendula e timo e mai senza. Come mai senza il mio struccante bifasico Fior di Magnolia. Andrò a farne nuovamente altra scorta perché quello che ho preso l'ho già finito praticamente. Quindi questo verrà messo in uso presto e ho bisogno della mia scorta. In altri 3-4 li vado a prendere. E poi, altra cosa che per me, soprattutto in estate, è di backup, è questo. Lo zenzero. Dovrebbe essere candito, però è senza grassi. E io lo adoro e fa benissimo alla gola. Sempre da Eurospin. E con quest'ultimo acquistino il mio shopping low cost si conclude qui. Spero di avervi incuriosito su qualche prodotto, dato anche qualche spunto interessante per i vostri acquisti e come sempre di avervi fatto un po' di compagnia e portato un po' di buon umore. A questo punto io vi saluto, vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.